Ok ragazzi, dopo un periodo di assenza rieccoci finalmente sul nostro canale. Siamo stati via per un mesetto. Il video che state per vedere doveva andare in onda un mese fa, quasi il 12 maggio, il giorno del mio compleanno, ma siamo stati molto impegnati sia per lo streaming delle tre, che è andato benissimo, quindi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, sia per dei progetti su cui stiamo lavorando che spaccheranno davvero i culi. Quindi detto questo, a breve vedrete finalmente la recensione del Book of Sith, ma prima di tutto bisogna fare una sponsorizzazione, perché siamo stati giudici del video concorso di Zordon Gate dei 2000 sti cazzi iscritti, e oltre a giudicare i suoi vincitori abbiamo dato anche un premio speciale giuria Top Hunter. Lo potete vedere qua più o meno, apparirà sulla mia faccia, del video di Wreck the Situation, che ci è piaciuto molto. Comunque andate a vedere il video di Zordon, lo trovate nelle descrizioni, così vedete anche cosa è successo, cosa non è successo. Detto questo, passiamo al video del Book of Sith, la recensione, l'unboxing, e state fino alla fine perché qui si vince Skyrim oggi, la versione PS3 che avevamo promesso. Oggi è il mio compleanno, non so se ve ne fotte qualcosa. In qualsiasi caso, siccome mi è stata regalata questa figata dall'adorabile Barbara, anche detto piccante, oggi facciamo l'unboxing del mio regalo, che è lo Star Wars Book of Sith, Secrets from the Dark Side. Questo è davvero una figata, è una roba per veri collezionisti, e quindi la unboxiamo. È già stata aperta, ovviamente ci ho già rilasciato fluidi organici sopra, da quanto è figo. Questa è una roba che vi piace solo se siete davvero dei fan di Star Wars, e noi siamo davvero dei fan di Star Wars. Apriamo la scatola, dentro non c'è apparentemente niente se non le istruzioni e questo favoloso Holocron Sith. Per chi conosce la storia di Star Wars saprà che esiste nelle storie, quelle non tanto raccontate nei film quanti nei fumetti, quindi le storie a parte, l'universo espanso cosiddetto, tutta la tradizione di questo famigerato Holocron che viene tramandato da maestri Sith e propri allievi e via così andare, che più volte appare nelle storie secondarie. Questo prodotto, questa è la special edition di questo prodotto per Book of Sith, ed è racchiuso proprio in questo Holocron. E la cosa più figa è che l'unico modo per accedere al libro è quello di premere questo bottone. Questa è pura masturbazione. Notare che la luce si spegnerà solamente quando io solleverò il libro. Non si è spento per niente in questo caso. Ecco, si spegne adesso. Questo libro è il Book of Sith. Questo è un prodotto comunque ufficiale della Lucas, anche se non è stato fatto direttamente dalla LucasArts. Ed è un manuale su come acquistare potere e diventare dei Sith temuti. Dentro è pieno di contenuti speciali, tra cui appunti dei vari Sith. Questo è per esempio un appunto iniziale di Luke Skywalker. Quindi oltre alle storie scritte, questa è proprio una vera e propria raccolta che è stata fatta da Darth Sidious, quindi da Palpatine. Troveremo dentro tutti gli appunti. Questi sono appunti di Luke, per esempio. Questa è... E la raccolta si vede anche dal fatto che le pagine sono diverse, sono state prese da diverse fonti, messe insieme. Quindi troverete pagine diverse, troverete dentro dei artefatti, cose di questo tipo. Ed è, per i fan di Star Wars, è davvero l'apice della figata. Ne esiste, ad esempio, le Rule of Two, quindi tutta la linea per addestrare un allievo, diventare dei Darth, eccetera, eccetera. Ne esiste anche un'altra versione, che è il Jedi Path, che invece è la stessa cosa, ma fatta per i Jedi. Oltre al libro, è contenuto un talismano delle Night Sister e un cristallo di Corriban o Rusan, adesso non mi ricordo, quindi un cristallo rosso che non sto a togliere perché poi non sapevo come rimettere. Quindi figata suprema. Niente, come prima si richiude rimettendolo qua. Quindi pura masturbazione. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, scusate se c'era la telecamera un po' tremolante, ma l'abbiamo fatto di fretta. Come vedete faccio sempre i video in macchina perché siamo incasinatissimi in questo periodo, quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non vi è piaciuto mettete non mi piace,
La cosa con scritto commenti sotto è fatta apposta per insultare, quindi se volete insultarci fate pure, ma ricordatevi di farlo anche sulla nostra pagina di Facebook e sul nostro Twitter che trovate sotto, perché noi siamo dei twittomani, quindi venite a twittarci cazzate e roba del genere. Vi ricordo di iscrivervi e di seguire il canale di Derek The Situation, perché se vi piace il nostro vi piace anche il suo, perché lui è un fratello, lo stile è simile, chi lo sa, magari faremo qualcosa insieme in futuro. E arriviamo al punto clou: come vincere Skyrim. Adesso apparirà un video a fianco a me legato, è un video scherzoso legato a Skyrim. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Lo abbiamo già mostrato in uno dei nostri video in passato. La prima persona che copia e incollerà nei commenti qua sotto il titolo esatto del nostro video in cui appariva questa sequenza si aggiudicherà Skyrim per PS3. Quindi questo solo i veri fan che ci seguono da sempre potranno scovare in fretta il video in questione. Mandateci il, scriveteci sotto nei commenti per primi di che video si tratta, e ovviamente continuate a seguirci, perché adesso l'idea è dare un pochino più di continuità al canale, quindi ogni venerdì uscirà un video dei Topic Hunter. Continuate a seguirci, vi vogliamo bene, un bacione e ciao a tutti.